Gianni Caparra ha due set in cui la Rebecchino meccanica ha, diciamo, quasi dominato. Nel terzo, specialmente nel finale, vi siete un pochino complicati la vita. Sì, è vero, nel terzo ci siamo un po' complicati la vita perché abbiamo lavorato un pochino con superficialità, però tutto sommato credo che ci siamo guadagnati questa vittoria e che le ragazze abbiano fatto un'ottima prestazione ancora anche oggi. Ecco, una vittoria che vi porta a meno uno da Bergamo, che è una partita in più. Di solito gli allenatori dicono che la classifica non la guardano, voi in questo momento la state guardando? Io purtroppo hai beccato uno che non la guardavo neanche a Villa Cortese, non la guardo neanche adesso. Guardo la prestazione e sono soddisfatto perché le giocatrici ci stanno applicando tanto, anche in palestra c'è sempre tanta qualità, per cui sono molto contento. Oggi avete dimostrato che anche con la Guigi fuori, con la Nicolini in campo, problemi non ce ne sono stati. È entrata dopo la Radenkovic, è entrata la Secoli, insomma una panchina, ma questo si sapeva che su cui la Rebecchino meccanica può contare. Abbiamo un'ottima squadra e per squadra intendo sempre tutte e 12 le giocatrici.